Esiste una specificità nel trattamento delle artriti infiammatorie nelle diverse età della donna e quali precauzioni vanno prese a seconda del periodo considerato? Abbiamo approfondito l'argomento con la professoressa Angela Tincani qui a Rimini in occasione dei lavori del 56esimo congresso della Società Italiana di Reumatologia. Allora, professoressa Tincani, esiste una specificità delle artriti infiammatorie a seconda dell'età della vita della donna? La malattia è quella che ha il suo picco di incidenza nelle donne non giovanissime, però la malattia è quella che casomai cambiano le esigenze delle donne nelle varie età della vita e quindi l'affrontare il trattamento della malattia, il management direi della malattia da parte del medico, di questo deve tener conto, cioè delle diverse esigenze. Ecco, che cosa deve tener conto il medico durante l'età fertile della donna? Durante l'età fertile della donna il medico deve tener conto del fatto che la donna potenzialmente può fare figli, per cui se il trattamento comporta dei farmaci non permittenti la gravidanza, il medico ha il dovere di pensare a una contraccezione nel caso che la paziente necessiti di questo trattamento e non desideri al momento null'altro che essere curata in quel modo. Se poi invece la paziente sta meglio o comunque fin dall'inizio può anche darsi che la paziente desideri di pianificare una gravidanza, allora si tratta di utilizzare solo i farmaci che permettono poi di avviare una gravidanza, quindi farmaci che non danno nessun pericolo per il feto e non danno nessun pericolo per la mamma, cioè che possono controllare la malattia senza dare problemi alla gravidanza stessa. E questo credo che sia intuitivo, però molto spesso non viene affrontato, forse per mancanza di tempo, per mancanza di elasticità, siamo portati a dare un trattamento alla paziente senza farle la domanda classica: ma lei in un prossimo futuro vuole avere dei figli o no? Perché la cosa cambia letteralmente, come ho detto prima. E gli strumenti e le indicazioni delle linee guida danno, diciamo, certezza anche a chi vuole condurre una gravidanza? Certamente sì, perché ci sono una serie non piccola di farmaci di uso comune in reumatologia che sono permittenti la gravidanza, quindi ce ne sono pochi che devono essere evitati. Tra quei pochi ci sono anche dei farmaci largamente usati per esempio nella cura dell'artrite reumatoide come il metotrexato, quindi se si parte utilizzando questo farmaco si deve sapere che la paziente non può in quel momento entrare in gravidanza, quindi se ha rapporti bisogna che siano rapporti protetti. E diciamo, i farmaci che possono essere utilizzati in gravidanza senza, diciamo, con attenzione, ma diciamo senza particolari problemi, quali sono? Allora, naturalmente in gravidanza, come per qualsiasi altro paziente io credo, ma si danno i farmaci che servono. Tra i farmaci che servono, nell'elenco di quelli permessi ce ne sono veramente tanti. Il cortisone si può utilizzare anche se non a dosi elevate, gli antinfiammatori non steroidei con certi caveat, ma si possono utilizzare, si può utilizzare alcuni immunosoppressori come la ciclosporina, la zatioprina e via discorrendo, quindi se ne possono usare parecchi. Tra i nuovi farmaci, tra i famosi farmaci biologici, ci sono quelli su cui già si ha un'esperienza, che sono gli inibitori del TNF-alfa. Tra questi ce ne sono alcuni che sono particolarmente sicuri in gravidanza e poi ci sono gli altri farmaci biologici sui quali non si ha grande esperienza. Tuttavia, per quanto riguarda i farmaci biologici, anche non avendo grande esperienza, dal punto di vista molecolare difficilmente possono essere farmaci che provocano malformazioni. Magari ci sono altri problemi da discutere, però non malformazioni. Quindi molti farmaci, tra cui il cortisone, l'idrossiclorochina, la ciclosporina, eccetera, non danno nessun problema. Tra gli inibitori del TNF-alfa ce ne sono alcuni particolarmente studiati per la gravidanza che si possono utilizzare senza problemi
Tra i farmaci biologici nuovi non abbiamo indicazioni, ma le sapremo presto. Per concludere, professoressa, invece, quali sono gli accorgimenti che devono essere utilizzati nelle artriti infiammatorie in menopausa? Innanzitutto bisogna dire che la menopausa è il legame tra la menopausa e l'artrite è molto forte, perché la maggior parte delle artriti esordiscono in età perimenopausale. Inoltre, l'età in cui una donna va in menopausa, se ha l'artrite reumatoide, dipende, per esempio, dal momento in cui si è ammalata di artrite reumatoide. Quindi c'è un doppio legame tra queste due condizioni. Per curare una donna in età menopausale bisogna tenere conto di quelle che sono le comorbidità più frequenti delle donne in età menopausale, che sono la facilità alla malattia cardiovascolare, e quindi ci vuole una particolare attenzione ai farmaci che potrebbero in qualche modo aumentare questo rischio, quindi meno cortisonico possibile, meno antinfiammatori possibili e più farmaci che danno una soppressione dell'attività di malattia in generale, come appunto i farmaci cosiddetti di fondo e anche farmaci biologici, e questo per quanto riguarda il rischio cardiovascolare. Per quanto riguarda l'osteoporosi, anche qui c'è la necessità di trattare l'artrite in modo ottimale, perché con più infiammazione c'è, con più osteoporosi c'è. Quindi la necessità è di portare l'artrite in remissione o in attività più bassa possibile per evitare che ci sia questo loop tra l'infiammazione e l'osteoporosi. Quindi possiamo dire, professoressa, che per ogni età della donna la gestione delle artriti infiammatorie è una cosa possibile, tranquillamente gestibile. Certo, sicuramente è possibile, sicuramente gestibile, bisogna fare attenzione alle esigenze dei pazienti. D'altra parte si parla di medicina di precisione, la precisione è anche individuare la tipologia di paziente che si ha davanti.